Travel tip: e se ci rubano i documenti d'identità quando siamo in viaggio? Le disavventure accadono purtroppo e può capitare che ci venga rubato lo zaino o la borsa con all'interno i documenti d'identità. È sempre bene quindi avere la fotocopia della nostra carta d'identità e del nostro passaporto insieme al telefono e all'indirizzo del consolato che rappresenta il nostro stato, soprattutto se ci troviamo all'estero, all'interno della nostra valigia. In questo modo potremo avere tutte le informazioni necessarie per poter rientrare a casa il prima possibile. Ricordiamoci che all'estero è proprio il consolato del nostro paese che ci può assistere in caso di emergenza. Ci vediamo alla prossima!